La seconda, volevo fare una comunicazione. Mi sono permesso stamattina di fare delle foto. Un'interrogazione, comunicazione, come le vogliamo chiamarle, chiamiamo. Stamattina mi sono permesso di fare delle foto e ho fatto delle foto, ve le voglio pure portare, ve le faccio vedere a conoscenza, no? Io vedo sul web, ci sono dei bei filmati del comune di Lucera, città d'arte, bellissimo. E tra questi io vedo sempre la statua di Padre Pio di fronte al Carmine, alla chiesa del Carmine, con una bella fontana. Stamattina ho trovato una persona che si ricordava che tempo addietro in quella fontana c'era gente che faceva come a Piazza di Spagna, buttava le monetine dentro. Io vi voglio far vedere che degrado c'è adesso in quella fontana. Che cosa si sta facendo per ripulire questo? Perché io ogni mattina io ci passo, sindaco, ogni mattina ci passo, faccio foodie, un po' di mi mantengo un po' in forma, passo lì perché vado a trovare Padre Pio e poi il Padre Maestro. Tante volte mi sembra che mi dice Padre Pio, ma dove mi avete messo? È questo. Oltre a questo, mi sono permesso di andare in villa. Noi abbiamo un concertino dove tutti quanti siamo stati lì per una vita, siamo andati a giocare, noi siamo della stessa età, sindaco, quindi più o meno, non è che stai troppo lontano, però ci sei andato anche tu su quel concertino. Noi guardiamo questo concertino come ridotto, ed è ridotto così non da oggi, ma mi sembra da quando si è insediato è così questo concertino. Pure prima, sì. Sì, non sto dicendo che l'hai rotto, io sto dicendo che cosa stiamo facendo per poterlo sistemare. Considerato, non penso che qui ci vogliono milioni di euro per poterlo sistemare, no, noi abbiamo anche, mi sembra, qualche squadretta di mantenimento all'interno del comune. Questi sono quattro mattoni da sistemare qua, non è che chissà che cosa ci vuole. Ci vuole solo un poco di buona volontà o buon senso, a meno che non dovremmo fare noi delle collette e farlo fare noi il lavoro. Questo. Ma poi la cosa più bella è che tutto transennato c'erano i ragazzi là sopra. E se si fanno male? E questo buco che c'è qua, se va qualcuno là dentro, chi lo si scrive? Chi lo vede? Noi non vogliamo fare nulla, vogliamo essere, così come lei dice, vogliamo essere propositivi, vogliamo dare una mano, andare pure a vedere dove ci sono delle difficoltà, però poi non vogliamo che alla fine tutto quello che noi diciamo e facciamo ci viene bocciato, così come succede ogni volta qua in consiglio. Non parliamo mai, poi tu continui, lei, scusi sindaco, lei continua sempre a parlare di quelli di prima, ha parlato prima il consigliere Gonzalo, ha detto io non parlo di quelli di prima, io parlo politicamente. E allora io chiedo a tutti i colleghi consiglieri, mi sembra che molti consiglieri di maggioranza provengono da quelle esperienze, dovrebbero loro dire, prima di tutti, prima di me, dovrebbero essere loro a replicare al sindaco. Sindaco, ma perché ce l'ha con noi? Perché lei ce l'ha con la conclusione. Ho ultimato, questa era l'ultima cosa che volevo dire. Mi auguro che tutto questo possa servire per risolvere un pizzico di problemi alla città. Grazie. Grazie a lei, consigliere Bonavitacola. Prego, sindaco, velocemente la risposta. Circa praticamente il muro del pianto, perché poi alla fine mi vedo costretto a farle alcune precisazioni. Lei in uno dei primi consigli comunali ha detto, se ne è fatto, come dire, orgoglio, sono 30 anni che faccio politica, quindi certamente non ma per l'amor del cielo è una sua legittima esternazione, ha mostrato insomma che ha esperienza politica, ma ha la memoria corta. Quel muro del pianto, ripeto, io capisco che adesso da parte della vostra forza politica, perché devo parlare sempre in questi termini, ahimè, di politica, insomma, parliamo di politica, c'è la gara a
come dire, disconoscere quello che si è fatto male anche, ma lo si disconosce anche cercando addirittura di far ricadere la responsabilità su altri. Quel muro del pianto che dice lei, consigliere Bonavita, è quel famoso muro progettato nel 2004 da un'amministrazione di centrodestra con al sindaco, con sindaco Peppino Labbate, che lei conosce molto bene, che fa parte della sua formazione politica, e viene da là quel muro del pianto. Non lo abbiamo certamente progettato noi quel muro del pianto, però oggi, ripeto, con l'ordine del giorno vi daremo anche la possibilità di ravvedervi, visto che c'è chi propone la sospensione dei lavori, chi propone di eliminare il contratto, chi c'è. Noi oggi faremo, io proporrò un ordine del giorno in tal senso al Consiglio Comunale, che se ne assumerà le responsabilità se lo ritiene. Se non lo dovesse ritenere, e vabbè, significa che vogliamo continuare questa presa in giro, e continuiamola pure. Però diciamo che a me piacerebbe vedere che siete conseguenziali a quello che dite, cioè in buona sostanza quando arriverà la votazione dell'ordine del giorno, beh, c'è la possibilità di eliminare il muro del pianto che avete progettato, di eliminare il cambio, di eliminare tutto. Bisogna solo assumersene la responsabilità. Noi lo proporremo e poi vedremo chi è che praticamente è conseguenziale a quello che ha sempre detto, perché se no significa prendere in giro i cittadini. Noi questa possibilità la vogliamo dare, non è che noi ce ne andiamo, scappiamo. Il Consiglio Comunale serve a quello. Avete dei suggerimenti, avete detto che volete essere propositivi, lo siete, state proponendo lì di interrompere i lavori, di sospendere i lavori, di annullare la gara, di c'è la delibera dell'ANAC, quindi ci sono anche buone motivazioni. Faremo adesso un ordine del giorno e vedremo chi lo voterà. Questo è riguardo a quel muro del pianto. Poi per Viale Scarano credo che l'assessore possa dare qualche notizia. Ah, il Carmine stamattina proprio telefonato a Rubino. Hanno finito. Più interventi in quella fontana? Sì, è stata finita. È arrivato subito l'uccellino quando si è valutato a fare le foto. È veramente un problema. No, veramente, però un Chiarilli che sono stata laggiù prima, chiama la DIT e l'ho chiamato. Ma ti spiace che se ne io, sennò tu facevo pure vedere. Perché stava finendo. Ma la DIT è così, è l'uccellino. Consiglieri, però per cortesia, prego assessore, sindaco, prego assessore. Allora, con riguardo ai lavori di Viale Scarano, il ritardo nell'esecuzione dei lavori è imputabile alla Telecom, perché che cosa è successo? Che era necessario spostare due pozzetti della Telecom che si trovavano proprio a cavallo tra il marciapiede e l'asfalto. La richiesta è stata fatta 3 mesi fa, e dopo diversi solleciti da parte dell'assessore, da parte del sindaco, da parte del direttore dei lavori, finalmente la Telecom ha risposto dicendo che avrebbe spostato questi due pozzetti nel più breve tempo possibile, e infatti oggi sono terminati i lavori di spostamento dei pozzetti, hanno iniziato ieri, quindi sono terminati i lavori di spostamento dei due pozzetti, sono terminati adesso, temperature permettendo l'impresa potrà continuare a
mettere l'asfalto, a sistemare i marciapiedi, a mettere un asfalto particolare proprio sul marciapiede adiacente alle, alle nuove costruzioni. Dovranno essere installati anche diversi pali della pubblica illuminazione perché sono, sono al buio. Ci sono diverse lavorazioni da fare, però ripeto, tutto era dovuto al fatto che la team non spostava così due pozzetti. Adesso che si è risolto questo problema, l'impresa, ripeto, temperature permettendo, sto dicendo, l'impresa potrà continuare, sempre se le temperature permettono la posa in opera dell'asfalto. Questo è quanto. Prego. Assessore, se può spegnere. Sì. Si vede che sono fortunato, e porto fortuna pure all'amministrazione, porto fortuna pure all'amministrazione, perché qualsiasi cosa io dico viene risolta nell'immediato, quindi è una fortuna. Volevo solo riferire al sindaco per quanto riguarda quel benedetto rondò che lei dice che è vero, sì, le amministrazioni. No, vabbè, ma su questo noi ne abbiamo già parlato nella conferenza dei capigruppi. Consigliere, lei... però si deve limitare a dire se è soddisfatto o meno, se no si apre il dibattito sull'interrogazione. Non sono soddisfatto. E non è soddisfatto. Su Viale Castello sì, su quello che su Viale Scararo sì, su quello che ha detto il sindaco no, ne parleremo dopo, grazie.